E ora il teatro, nella sala musica dell'hotel Relais Santa Croce di Via Ghibellina a Firenze, nuova serie di repliche da giovedì a domenica 7 febbraio per L'intrusa con Lucia Poli, che ha debuttato con successo lo scorso weekend nella stagione del Teatro Verdi. Vediamo con Alberto Severi. Un'anziana parigina ossessionata da una misteriosa intrusa che vede aggirarsi nel suo appartamento. Un inguaribile pessimista ossessionata dalle imperfezioni del mondo che vive senza rendersene conto e dunque infelicemente un matrimonio e una vita felici. Sono due dei ritratti di donna che Éric Emmanuel Schmitt ha tratteggiato con finezza psicologica tutta francese nel suo film Odette Tout le Monde e nel libro di racconti che successivamente ne ha tratto e che adesso in prima rappresentazione italiana il regista Angelo Savelli ha portato in teatro affidandole a Lucia Poli per una duplice superlativa prova d'attrice. In teatro si è detto sul piano tecnico, ma non sul piano fisico. Il Verdi di Firenze ha infatti allestito il dittico L'intrusa, una bella giornata di pioggia, non nell'immenso locale da 1500 posti, ma nell'elegante sala da musica del vicino Hotel Relais Santa Croce, sulla scorta del successo di un altro spettacolo su testo di Schmitt, Le variazioni enigmatiche con Saverio Marconi e Giampaolo Valentini, che dal 13 al 15 febbraio vi verrà replicato per la quarta stagione consecutiva. Perfetta come il ricco interno borghese dell'atto unico L'intrusa, bella. Ma un po' prevedibile nella sua soluzione, la sala coperta di drappi neri funziona egregiamente anche come non luogo ogni luogo nella bella giornata di pioggia, testo che qui funge quasi da prologo all'intrusa, cui pure a nostro giudizio è superiore. Sono così felice di essere in questo luogo diverso, a contatto con il pubblico, vedendolo in faccia, sai, è molto diverso fare lo spettacolo così, perché è un monologo, quindi si tratta di conversare con il pubblico. Anche se è finzione, io converso come personaggio, non certo come Lucia Poli.